È stata una serata dedicata al paesaggio e alla macrofotografia, quella organizzata dal Fotoclub Fotozoom con il patrocinio dell'Unione Italiana Fotoamatori. Protagonista indiscusso dell'iniziativa il fotografo naturalista e paesaggista Alberto Ghizzi Panizza, che ha presentato le sue opere. Noi cerchiamo, come diciamo giovanissimo club fotografico, di trovare sempre degli autori, dei professionisti che possano dare un contributo a chi fa di questa attività un'attività, diciamo, ludica, ecco. Quindi Panizza, che è nel repertorio italiano uno dei fotografi più importanti, credo che ben assolva questo compito. Quindi, insomma, noi siamo molto soddisfatti perché durante l'anno organizziamo sempre uno o due appuntamenti, però sempre con diciamo, autori di rilievo. Panizza è conosciuto come uno dei miglior talenti italiani per la fotografia paesaggistica e macrofotografia di insetti, rugiada, ragnatele e molto altro ancora. Per me, prima di tutto, una fotografia è bella quando emoziona e quando fa parlare. Se una fotografia passa inosservata, normalmente è una fotografia banale. Poi può essere piacere o non piacere, ma penso che se una fotografia fa discutere e pensare, è una fotografia comunque interessante, che poi possa piacere o meno è relativo. Però una bella fotografia penso che si veda che faccia colpo. Normalmente quando vedo qualcosa che mi emoziona e che mi piace, capisco che è qualcosa di interessante, quindi ci provo in tutti i modi a portare a casa un'immagine. E quasi sempre dopo qualche anno non mi piace più e spero di poterla rifare.